Con il campionato di Serie D che volge ormai alle battute finali, due delle partecipanti si contendono la Coppa Abruzzo nell'atto conclusivo in scena al Palapiomba di Silvi Marina. Saranno il Dugol di Bucchianico e la Valle del Vomano di Castellalto a disputare la finalissima e a contendersi la Coppa, che riveste un valore fondamentale anche per quel che riguarda il salto di categoria, potendo beneficiare del ripescaggio in C2. Il Dugol è attualmente secondo nel girone chietino di Serie D, alle spalle della Battistrada Sant'Eusanio. I ragazzi del presidente D'Ostiglio occupano invece la quarta piazza nel girone teramano e dovranno quindi sudare per procedere nella corsa playoff. Per arrivare all'epilogo stagionale di Coppa, i Dugol hanno piegato in semifinale le velleità del Pizzoli, mentre i bianconeri di mister Di Camillo si sono sbarazzati del San Pietro Tollo. Provenendo da due diversi gironi, le due squadre si conoscono poco e il grande equilibrio che regna durante l'arco della finale denota anche l'atteggiamento guardingo di entrambi gli schieramenti, che puntano essenzialmente a coprirsi in fase difensiva, anche se non mancano le occasioni per sbloccare il punteggio. Buona la presenza delle due tifoserie sugli spalti, che stazionano vicini all'insegna della massima correttezza. Sul parquet Silvarolo sono i bianconeri della Valle del Vomano a prodursi per primi in una interessante offensiva dalle parti di Andrea D'Onofrio, che osserva con apprensione il temibile destro dal limite di Mazzocchitti, di pochissimo a fil di palo. Pronta la replica della truppa rosso-blu, che prova a pungere con la rasoiata di Colalongo, ma anche la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. Il Dugol insiste in zona d'attacco e subito dopo si rende insidioso col destro di De Sanctis, che da posizione centrale spara sopra i legni. Due minuti dopo Di Nardo viene a trovarsi in posizione ideale per indirizzare in porta, ma la fortuita deviazione di Mazzocchitti si rivela decisiva per salvare la porta del suo compagno di squadra Odoardi. Scampato il pericolo, la Valle del Vomano torna a proporsi con l'affondo di Mazzocchitti, che prova a distendersi per intercettare il suggerimento dalle retrovie di mister Di Camillo, ma arriva in leggero ritardo e non riesce a calciare nella maniera più idonea. Immediata la replica buttianichese con l'affondo di Colalongo, che impegna Odoardi nel primo intervento decisivo della finale. Sull'altro versante il suo omologo Andrea D'Onofrio va in apprensione sull'incursione di Di Michele, soprattutto per la fortuita deviazione del suo compagno di squadra Rebecchino, che rischia di metterlo fuori causa. La gara si sblocca al tredicesimo ed è il Dugol a passare in vantaggio grazie a Buccione, lesto a ribadire in rete da distanza ravvicinata, approfittando della fortuita deviazione di De Lauretis, il quale prova a disinnescare il siluro di De Sanctis, ma va invece a consegnare un involontario pallone d'oro al numero 22 rosso-blu, che va solo spinto nel sacco. Il Dugol prova a mettere al sicuro il risultato, ma Odoardi è decisivo per arginare la conclusione ravvicinata di De Fabis e si ripete subito dopo anche sul diagonale di De Sanctis. Il finale di frazione è di chiara matrice bianconera e la cosa è abbastanza comprensibile vista l'impellente necessità della truppa teramana di rientrare a pieno titolo nei discorsi. Al 19° De Lauretis sbuca alle spalle della difesa rosso-blu e calcia da distanza ravvicinata, ma D'Onofrio chiude lo specchio della porta ed evita spiacevoli conseguenze. Prima del rientro negli spogliatoi, l'estremo del Dugol è reattivo per distendersi e disinnescare la temibile fiondata di Delia, bissando l'intervento anche sul conseguente tiro d'angolo che sfocia con la sventola di Di Michele. La Valle del Vomano riapre i giochi sulla stessa falsa riga con nuovi pericoli per Andrea D'Onofrio, insidiato inizialmente dalla conclusione in porta dell'attivissimo De Lauretis e subito dopo anche da Mazzocchitti. I frutti della perseveranza teramana in zona d'attacco vengono infine premiati con la rete del pareggio griffata da Antonio Di Michele, abile nel farsi trovare pronto a deviare in rete la sciabolata dalla metà campo di De Lauretis, che sorprende Odoardi e fa gioire la tribuna di fede bianconera. Il Dugol non ci sta e reagisce immediatamente con il temibile piazzato di Corbo, sul quale De Sanctis fa velo per disorientare Odoardi, ma la sfera va a spegnersi oltre il secondo palo. Subito dopo l'esterno in corsa di Rebecchino manda la sfera tra i guantoni dell'estremo avversario. La truppa di mister Di Camillo si rivede al nono con la caparbia iniziativa del solito De Lauretis, che va alla conclusione ma si scontra con la chiusura dell'attento Andrea D'Onofrio. Si tratta di una fase di gioco assai equilibrata, con frequenti capovolgimenti di fronte che di lì a poco ripropongono un paio di iniziative bucchianichesi, da prima con Corbo che fa partire un gran fendente chiuso sul primo palo dal reattivo Odoardi, decisivo subito dopo anche per immolarsi sul tiro a botta sicura di De Fabis, ottimamente innescato da un'apertura di Rebecchino. La Valle del Vomano non esita a reagire e a sua volta offre a D'Onofrio la possibilità di emulare il suo omologo bianconero con una parata decisiva che va a coprire l'incrocio dei pali sulla gran sventola
Mazzola di Delia. L'estremo rossoblù è costretto a ripetersi suo malgrado anche al sedicesimo, quando deve annullare il siluro dalla distanza di Di Sante e sul conseguente tiro d'angolo anche il destro di Delia da buona posizione. I minuti trascorrono velocemente e il persistente risultato di parità, che non viene scalfito neanche dai tentativi di Colalongo e Antonio Di Michele, portano inevitabilmente alla disputa dei tempi supplementari. Il primo extra time sarà ricordato per un paio di iniziative equamente distribuite, dapprima con il gran diagonale di Antonio Di Michele disinnescato al lato dall'ottimo intervento di Andrea D'Onofrio, che poco dopo azzera un paio di conclusioni ravvicinate del bianconero Delia e fa ripartire i suoi, pericolosi a loro volta col gran diagonale di Corbo, che costringe Odoardi a distendersi per preservare la sua porta. Il secondo atto dei tempi supplementari verrà ricordato soltanto per la percussione del bucchianichese De Sanctis, che davanti alla porta avversaria non riesce ad intervenire per il tapin vincente sul tiro d'angolo di Rebecchino. A questo punto, per stabilire la squadra vincitrice della Coppa Abruzzo di Serie D, saranno necessari i tiri di rigore. E la Valle del Vomano a iniziare la serie, con Delia che non sbaglia. Stesso epilogo anche per la battuta del rossoblù Rebecchino. La situazione di stallo si conferma anche al termine della seconda serie di tiri, con le realizzazioni del teramano Mazzocchitti e del bucchianichese Corbo. La svolta arriva alla terza serie, con la parata di Andrea D'Onofrio su Antonio Di Michele, a cui replica invece Di Nardo, che va a segno con qualche brivido, visto il tentativo di respinta di Odoardi, che non riesce ad evitare la segnatura e a innescare la gioia del Dugol per la conquista del primo trofeo ufficiale della sua giovane storia. La Coppa Abruzzo vale doppio per i rossoblù di mister Zuccarini, che guadagnano in un solo colpo anche la promozione nel prossimo campionato di C2. Onore delle armi alla Valle del Vomano, che ha tenuto testa agli avversari fino ai tempi supplementari ed è stata costretta ad arrendersi soltanto alla lotteria dei rigori. Alla truppa del presidente Dostiglio rimane ancora la possibilità di giocarsi il salto di categoria nei play-off del girone teramano di Serie D. Alla fine, dopo un emozionante equilibrio, la finale si è risolta ai calci di rigore e a vincere la Coppa Abruzzo 2016-2017 il Dugol di Bucchianico, con il mister Gabriele Zuccarini bagnato ma felice a fine gara. Assolutamente, a inizio stagione non ce la saremmo mai aspettati, anche perché venivamo da... è la nostra seconda stagione, la precedente è stata abbastanza scadente dal punto di vista dei risultati. Quest'anno abbiamo allestito un gruppo che è più di un gruppo, cioè da tutto, dentro e fuori dal campo, e oggi l'abbiamo dimostrato. Al di là del risultato, abbiamo giocato veramente al limite di quello che potevamo fare. Una stagione che per voi non è finita, siete secondi ancora in lotta per il salto di categoria in campionato. Con la vittoria della Coppa Abruzzo, se tutto va bene, dovremmo già acquisire il titolo per la promozione. Però sicuramente non ci limiteremo a questo adesso, perché dopo tutto non è solo una questione di promozione o di categoria, ma è una questione di soddisfazioni, e quindi il campionato va giocato fino all'ultima partita e speriamo anche lì di mantenere almeno il secondo posto e fare disputare al meglio anche i play-off. Se non sbaglio, la prossima giornata ci sarà il derby. Esatto, ci sarà il derby. La vediamo comunque come una partita a sé, nei limiti del possibile, perché poi quello che può penalizzare è proprio il fatto di vedere una partita più importante di altre, perché poi la testa nello sport, soprattutto in questi sport molto rapidi, è fondamentale, quindi non è solo una questione di tecnica. Quindi cercherò almeno di dare questo messaggio ai ragazzi, serenità e massimo impegno come sempre. Per l'anno prossimo, dando per scontato, come lei diceva, la promozione automatica, questa squadra di cosa ha bisogno per non fare un salto all'indietro istantaneo ma rimanere ben ancorata alla C2? Ma io penso che con questi ragazzi veramente possiamo fare grandi cose, ripeto, perché comunque siamo un gruppo molto 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 legato che dà sempre il massimo. È chiaro che ci sarà bisogno di qualche inserimento nuovo per dare sia più ampio respiro, insomma, alla rosa, e sia magari per inserire qualcuno di
di esperienza per le categorie superiori, ma di loro mi fido ciecamente, di chiunque, di chi ha giocato di più e di chi ha giocato di meno, quindi veramente li ringrazio di cuore e disputerò con loro sicuramente la C2. Per chiudere, a chi dedica questa vittoria? Ma sicuramente alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli che mi hanno permesso di dedicare tante risorse, tanto tempo, e poi a loro che mi hanno dato una grossa mano. Piero Vittoria è l'addetto stampa del Dugol Bucchianico, che quest'anno ha vissuto una stagione davvero importante da ricordare, questa vittoria della Coppa, e come diceva il presidente, il successo vale quasi automaticamente la promozione in C2. Sì, è una grande soddisfazione mia personale e di tutta la società, perché comunque la società è nata l'anno scorso, quindi dopo appena un anno e mezzo di vita mette in bacheca un trofeo così prestigioso come la Coppa Abruzzo. In più non pare, saliamo in C2, per cui insomma è una soddisfazione doppia. Per me è ancora più grande, perché io avevo già vinto la Coppa con il Cus Chieti, quindi, però questa la sento particolare perché devo tutto a Gabriele, a Benito e a Camillo, i miei amici della società, Camillo e Gabriele, che mi hanno portato per primi qui, e poi a tutti i ragazzi della società, perché a loro va il grande applauso per aver vinto questa partita. Quindi le dediche oltre a loro? Beh, ovviamente la dedica più grande va alla mia famiglia, che ha una grande pazienza nel capire che io il sabato in genere non sono con loro, però insomma è bellissimo così, stare con questi ragazzi è meraviglioso, quindi cioè, non ho parole per questo grande successo. E per chiudere spendiamo anche qualche parola, se vogliamo anche di conforto, verso la squadra che oggi ha ceduto soltanto ai rigori di questa Valle del Vomano, che vi ha dato del filo da torcere. Sì, la Valle del Vomano è una grandissima squadra, ha fatto una partita eccezionale e comunque ci ha dato veramente del filo da torcere. Ha pareggiato all'inizio del secondo tempo e ha continuato ad attaccare, una gran bella squadra, auguro a loro magari nei playoff di poter salire in C2, perché lo meritano veramente, e un grande applauso a chi ha reso veramente combattuta e bellissima questa partita di finale, quindi anche a loro ovviamente. Il capitano D'Onofrio e il suo compagno di squadra Corbo vogliono anche loro partecipare a queste interviste festose della conquista della Coppa Abruzzo. La dedica, la domanda d'obbligo in questi casi. Parla Alfiero, c'ha il discorso. La dedica innanzitutto a tutte le persone che hanno creduto dall'inizio ad agosto a questo progetto, che si sono venuti a allenare, hanno sacrificato tempo alle famiglie, al lavoro, con tante ore di trasferta in tutta la provincia di Chieti, che hanno coronato un sogno di gruppo per poter arrivare in C2 e poter costruire una squadra più solida, una squadra
con un gruppo ancora più ampio, abbiamo visto il pubblico di oggi, in una giornata festosa come il 25 hanno dedicato del tempo a noi e noi dobbiamo ringraziarli perché sono venuti in gruppo, sono venuti con Pullman e stasera parteciperanno alla nostra festa tutta la notte. Questo è un'ulteriore dedica poi a tutta la famiglia, anche alla piccolina Giulia che vi ha supportato anche oggi. Poi tra 10 anni te lo rivedo. Invece tu? Io ringrazio tutti i miei compagni perché se oggi abbiamo vinto è stata l'Unione che ci ha resi proprio forti, forti, forti e completi. Complimenti pure all'altra squadra che ha disputato una bella partita. Niente, siamo felici. E poi dopo 15 anni di calcio a 5 posso finalmente smettere con un trofeo, un ulteriore trofeo. Grazie. Posso venire a vedervi le partite di C2. Grazie. Tristano Di Camillo è il tecnico calciatore di questa Valle del Vomano che ha dato sicuramente una buona prova di sé davanti a un pubblico numeroso. Alla fine la lotteria dei rigori premia anche la squadra più fortunata a volte. Voi vi siete battuti da Leone, però non è bastato. Sì, sicuramente non volevo arrivare ai rigori, infatti ho cercato di animare la mia squadra, a cercare di arrivare alla vittoria prima del triplice fischio, anche dei supplementari, perché sapevo che i rigori, purtroppo perdere i rigori comunque è ancora più brutto, quindi vabbè, è andata così, amen. Nel campionato avete ancora qualche chance di aggancio dei playoff? Mi sembra che siete un po' attardati vedendo la classifica del vostro girone. Non so se è aggiornata, però comunque abbiamo chiuso il campionato al quarto posto, quindi andremo sabato a iniziare i playoff in casa della terza, quindi noi ancora ci abbiamo delle possibilità per andare in C2 e cercheremo di sfruttarle fino alla fine.